Grazie, bentornati a Capitolo Giacomo, Capitolo Modern Electric Bass, sesta puntata, se non vado errato, sesto episodio, sesto esercizio. Siamo arrivati al minuto 12:40-45 circa della video intervista del Modern Electric Bass, quando Giacomo fa uno degli esercizi che preferisco, che amo di più, che ho studiato di più. Ovvero un esercizio che racchiude un po' diversi aspetti tecnici e non solo. Allora, siamo sempre in Do maggiore come esercizio precedente, però ovviamente Giacomo inserisce gli elementi un po' particolari. Allora, andiamo a vedere lentamente. Come prima cosa fa la scala di Do maggiore in questa porzione di tastiera. Quindi parte dal Do sul terzo tasto della corda di La e fa questo pattern. Quindi i pattern sono una serie consecutiva di intervalli, una specie di formule che si ripetono, quindi gli intervalli che si ripetono. Lui fa questo all'inizio, in gruppi di quattro note in sedicesimi, sulla scala di Do maggiore, quindi Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La. E arriva al Do all'ottava sopra. Qui inizia un pattern diverso, discendente, ovvero inizia da La, quindi da La sul secondo tasto della corda di Sol, fa questo. La, Fa, Re, Si. Possiamo vederlo come un Si minore settima, che parte appunto dalla settima, che fa La, Fa, Re, Si. Quindi non fa altro che un voicing, un pattern con questo voicing, quindi settima, settima, quinta, terza tonica all'ottava sopra. Poi si sposta di un tono, quindi di un grado della scala, va al Sol. Fa lo stesso pattern, quindi Sol, Mi, Do, La. E questo è un La minore settima, che semplicemente come prima parte dalla settima, quindi al Sol, Mi, quindi la quinta, Do, terza minore, e la tonica all'ottava Sol, quindi ripete. Lentamente. Inserisce poi dal Mi inserisce il Fa diesis, quindi fa sonorità classica lidia. E si appoggia sul Sol. Solita musicalità anche in un esercizio che lo conclude la prima parte così, quindi da Fa diesis. E poi la seconda parte dell'esercizio, invece un classico pattern che ha rifatto anche nei soli in altre occasioni. Mi, Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa
abbia esiste. Quindi praticamente fa un arpeggio di Do major 7 con la nona e la diesis 11. Fa diesis. Intanto si è spostato su questa porzione della tastiera, che farlo qui diventerebbe più difficoltoso, quindi sfrutta appunto la conoscenza degli arpeggi su tutta la tastiera. Sarebbe più complicato. E poi fa questo parte, quindi ancora fa diesis, suona, fa la, fa diesis, re, si. Inserisce fa, naturale, e chiude l'esercizio con... sulla terza maggiore Mi, terza minore, terza maggiore con queste appoggiature e armonici finali. Allora, spunti da questo esercizio si può prendere veramente un'infinità. Innanzitutto questo pattern, che è molto comune e che possiamo poi riutilizzare magari qualche spezzone su una nostra improvvisazione, un fill. Lo possiamo ampliare come sempre. Posso andare avanti, cambiare tonalità, ad esempio vado in fa diesis. Mi sposto in sol, cambio fiseggiature. Anche l'altro pattern, quello che vi dicevo prima, parte dalla settima, possiamo interiorizzare e poi utilizzare come possibile fill, prendere appunto degli spezzoni per creare poi musica, quindi se mi trovo a dover fare un fill in Do maggiore posso utilizzare qualche... Anche l'inserimento del fa diesis può essere un'altra idea di sonorità, quindi lidio, scala lidia alternata a quella maggiore. Quando poi si sposta, anche questo è un altro pattern. Si usa molto nelle improvvisazioni questo arpeggio sulla tonalità maggiore, arpeggio con la diesis 11. Quindi possiamo studiare in molti modi. Thank you.
trovatevi le vostre diteggiature come sempre, oppure anche di tredicesima con la undicesima aumentata. Che arrivo alla praticamente. E poi l'altro pattern, quello finale, diciamo, è più o meno simile a quello visto precedentemente. Anche questo possiamo fare tutto discendente, ad esempio, partire da Sol. Fa questi armonici che praticamente fanno un accordo di Do, sesta, nona. Abbiamo il La e il Re. Quindi anche questo esercizio è personalmente quello che mi ha dato più spunti poi nel corso del tempo, e quando improvviso mi accorgo che spesso inserisco dei frammenti di questi pattern, quindi può essere veramente un'idea quella di prendere qualche piccolo appunto frammento di un esercizio per creare poi qualcosa di nostro. Quindi ragazzi, anche questo lo abbiamo visto, spero che di essermi spiegato abbastanza bene, anche se quando si parla di gioco non è mai propriamente semplice né eseguire esercizi né spiegare quello che fa, però tanto trovate tutto scritto, quindi potete rivedere alcuni passaggi se l'ho spiegati male. Scritti su Spartito, come sempre scaricabile qui sotto il link, e poi se non vado errato il prossimo esercizio sarà la famosa jam in Mi, famosa che io ho studiata, ho messo 6 anni circa per impararla, comunque la vedremo passo per passo, passo dopo passo, pezzettino alla volta, e ci sarà da divertirsi. Vi aspetto il prossimo episodio di questo bellissimo argomento, e se vi piacciono questi video, mettetemi un pollicino in su. Buona serata a tutti e al prossimo video.